Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Xati Keita. Questo ci siamo qui in un nuovo video spiegazione, o comunque un nuovo video come quello delle Blatt, in cui vi facciamo vedere come noi facciamo le cose e non spiegazione, proprio spiegazione precisa e da cui prendere proprio spunto definitivamente, ma è una specie di spiegazione barra vlog, diciamo, nel quale io faccio il terrario per la mia Morelia Viridis Luis, la mia femmina di Morelia Viridis. È venuto molto bene. Adesso guardo di qua perché lo sto guardando, sto facendo la intro, sì, prima di fare il video, perché non so perché sto facendo la intro adesso. Però vi spiegherò tutto nel video, godetevi tutto perché è un video assurdo, cioè il video è assurdo, il terrario è assurdo, anche il video, spero sia assurdo anche il video perché ancora non l'ho iniziato a editare. Però Luis si è trovato bene, l'ho già finito da 4-5 giorni, ho messo già Luis dentro per motivi che poi vi andrò a spiegare. E quindi vi lascio al video, non perdiamo altro tempo, vi lascio alla intro. Siamo. Ciao a tutti, iniziamo ufficialmente i lavori per creare, per modificare questo terrario. Allora, io vorrei partire dal fare lo sfondo. La ciotola dell'acqua la lasceremo questa qui, che è una ciotola dell'acqua bella grossa perché deve creare molta umidità. Infatti c'è gente che utilizza anche dei paludari, completamente acqua sotto e niente zona terrestre, ma io preferisco fargli una zona con la terra, così da magari farla un attimo camminare. Comunque questa qui per creare umidità va benissimo, oltre che magari rimarrà sempre questa pianta al centro e metteremo altre piante sullo sfondo che andrò a creare e qualcosa qui sul terreno. Qua, allora, innanzitutto ho creato questo pezzo di bambù. Ringrazio Ale per avermi regalato il suo bambù. Ho ricavato questo dal suo pezzo di bambù. Cosa avevo in mente io di fare qui? Avevo in mente di inserire questo, che è un motorino che si usa per gli acquari, per il ricircolo dell'acqua. Quindi la utilizzeremo lì. Ho già fatto dei test ieri, quindi andrà lì in fondo. Il tubo farà dei giri così per diminuire la pressione e arriverà in alto. Arriverà in questo modo. Da così, questo tubo andrà infilato qua, in questo buco qui che ho creato. Vedete? In questo buco qui. Così che l'acqua va contro qui e diminuisce un casino la pressione, e qua arriva proprio un filo di acqua, che è la cosa migliore perché non volevo che facesse un getto potentissimo, che facesse troppo rumore, ma un minimo di getto lo fa. Quindi è perfetto, ho già provato ieri. Oggi la prima cosa che andremo a fare in realtà è dipingere, pitturare questa vaschetta qui che non mi piace, trasparente. E non so se magari pitturiamo anche tutti i pali, o comunque lo farò più avanti quando coloriamo lo sfondo, magari quella cosa lì. Quindi come prima cosa andiamo a svuotare. Allora, come prima cosa in assoluto dobbiamo spostare lui. L'abbiamo. Ok, poi allora, secondo passaggio è quello di pitturare la scatola di plastica. Ok ragazzi, siamo qui con marrone e nero per dipingere questa qui, perché sennò si fa schifo vederla trasparente da tutto il biattivo. E niente, andiamo a farlo. Ora lo lascio qui ad asciugare e niente, aspettiamo che si asciughi e poi iniziamo a fare un attimo di qualcosa con la finta. Ok ragazzi, una volta finita di pitturare questa scatola, è passata a me 45 minuti da quando l'abbiamo pitturata, si è asciugata per bene, odora un po', ma tanto qua dentro il serpente ci entrerà tra circa 2 settimane, quindi questa qua è la parte migliore. E adesso andiamo a impostare come deve rimanere la fontanella. Quindi innanzitutto io direi di mettere un po' di colla qui, posizioniamo
in questo modo. Comunque questo qua andrà ricoperto di poliuretano, quindi non si vedrà. Ora serve qualcosa per tenere questo su. Ora aspetto che si asciughi quello lì, ma in realtà poi potremo anche togliere la teca, metterla per terra e metterci a fare tutto lo sfondo con le varie. Ok ragazzi, un bel po' di lavoro è stato fatto. Qui adesso aspetterò che si asciughi, poi lo giro e faccio le pareti. Ci siamo, adesso passo la mente, cioè bisogna solamente aspettare che asciughi completamente tutto, ma completamente, quindi credo che secondo me un 2-3 ore ci vogliono, quindi per le 6-7 sarà pronto. Quindi tra un po', quando si asciuga abbastanza questa parte qui, lo metto dentro perché fa veramente freddo fuori, quindi non mi metto a lavorarlo fuori e lo lavoro. Poi domani lo faccio la colata di cemento. Molto benissimo, molto molto bello. Ok ragazzi, siamo tornati, è mattina, sono le 8:20 e mi metto a intagliare perché è diventata roccia. E adesso mi metto a intagliare e niente, poi faccio la colata. Ragazzi, io direi che ci siamo, cioè è tutto a posto, magari faccio un qualche rifinitura con la carta vetrata, ma direi che è finito l'intagliatura. Allora, sono molto soddisfatto di come è venuto, è molto bello, anche questo centro qui ci sta, pensavo non fosse bello, però alla fine nel contesto è bello. E adesso sistemo tutto, devo togliere tutto sto poliuretano. Faccio le rifiniture e lo andiamo a ricoprire di colla per piastrelle o comunque una sorta che è una sorta di cemento. E sì, ci ho lasciato un pezzo di mano perché mentre intagliavo mi sono infilzato il coltello nella mano in questa punta, meno male che non è appuntito, però sono letteralmente infilzato il coltello nella mano e mi sono... Quindi devo togliere tutto sto poliuretano in giro e togliere l'acqua. E poi posso iniziare a sistemare.
Oggi è il terzo giorno di lavorazione e non so cosa avrete visto ieri perché è stato un po' un casino. Forse avete visto parte della spalmatura del cemento. Ma niente, oggi sono le, non so, sono le 7:30 di mattina e cioè è duro come la pietra. Quindi aspettiamo oggi fino alle... non so, fino alle 5 e poi vado a colorare solamente queste parti qui. Ok, ragazzi, allora la fibra di cocco è stata in pratica smantellata per neanche un quarto, ma da questo abbiamo guadagnato quello, tre sacchi completi di fibra di cocco. Saranno 3 kg di fibra di cocco, quindi ci basteranno. Userò questo qui, che è quello più sbriciolato per fare lo sfondo, e queste altre due come substrato. Quindi adesso vorrei mettermi già a fare lo sfondo e magari riusciamo a fare solamente la parte esterna ai tronchi. Quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci subito a farlo. Ok, ragazzi, ci siamo, anche se fa un botto di rumore sta stufetta. Proviamo a farci sentire. Ci siamo con lo sfondo. In realtà voi non lo vedete da tanto tempo perché ho avuto molti problemi con il colorare, con la coloratura dello sfondo per vari motivi riguardanti il materiale utilizzato, che in realtà io ho utilizzato la colla vinilica per incollare tutto questo, perché col silicone non mi trovo molto bene. E devo dire, allora, in realtà si è incollata molto, cioè abbastanza bene quella che ho incollato, e come vedete non viene via, cioè più o meno non viene via, comunque vedete non viene via. E sono riuscito a metterla qua su questi tronchi 1 e 2, qua sopra no, perché non mi bastava. E qui non è venuto il massimo, neanche qui ovviamente. Questa qua è quella che ha incollato di più perché è la terra più sabbia che avevo, che mi era avanzata. E allora, oggi non possiamo lasciarlo così lo sfondo, fa veramente cagare in questo modo. Per fare delle rifiniture, le rifiniture in pratica per colorare la parte più difficile da colorare con la terra, quindi queste parti qui, queste parti qui. Ho deciso di andare a utilizzare le bombolette spray che ho utilizzato anche in questo sfondo. Hanno tenuto, quindi vorrei utilizzarle ancora. E niente, andiamo a utilizzare le bombolette spray marrone per queste parti qui. Quindi le parti che in realtà dovrebbe essere legno, ma alla fine non è che si capisca molto. E il nero per queste parti qui. Quindi oggi, verso, che ne, se non sbaglio, magari verso le 3, andiamo a farlo. Le piante che ho ordinato, non mi ricordo se ve l'ho già fatte vedere, ma allora ho ordinato questa bromelia col fiore, una bromelia piccola da mettere da qualche parte a caso nel terrario, due di queste qui che non mi ricordo il nome, due di queste qui che sono molto belle, e questa. Allora, ragazzi, andate a dire ad Agripet Garden che mi è arrivata una pianta morta, non so cosa devo fare. Questa qui è ancora tutta integra e viva. E poi per il resto, comunque, le piante galleggianti per il laghetto sono ancora qui vive. E niente, ci vediamo dopo. Ragazzi, come promesso ieri, siamo qui con le nostre bombolette e andiamo a colorare il tutto. E niente, ragazzi, cosa devo dire? È venuta molto molto bene. Cioè, vedete, in realtà i colori che ho utilizzato sono stati il nero e il marrone. Poi andrò a utilizzare un fissante, credo, per fissare il tutto. Comunque è venuto molto bene. Sono soddisfatto, è molto dark. Però col verde, il verde gli darà quel tocco di... non so, di verde. E poi andrò, magari adesso prendo la colla e tra circa 2 ore aspetto che si asciughi tutto
prendo la colla e incollo un po' di muschio qua e là, perché è quello che mi è arrivato da Agripet, e lo incollo qua e là, quindi per adesso così è perfetta, cioè va benissimo. Ci siamo? La colla a caldo è qui, la vedete in primo piano. Il muschio è qui. Ora, il problema sarà andare a incollare il muschio. Non so dove, perché non so neanche dove incollarlo. Credo che sia arrivato il momento di inserire il substrato, perché direi di iniziare col substrato e poi andiamo avanti di mettere tutte le piante e tutto il resto. Prima creiamo lo strato di drenaggio con l'argilla espansa, quindi lo faccio di circa 2 cm, 3 cm e poi mettiamo sopra la terra. Ok. Prima, vabbè, mettiamo questa rete qui. Strato di drenaggio finito. E adesso andiamo a mettere il terriccio. Ho deciso di inserire una sorta di mix tra fibra di cocco e terriccio fertile per le piante. Quindi andrò a inserire questo terriccio, che è terriccio in pratica adatto alle piante tropicali come quelle per terrario, ed è un terriccio diciamo fertile, quindi lo utilizzerò come quasi come concime naturale, ovviamente. E andrò a inserire anche un po' di fibra di cocco che ho ricavato dal blocco che mi è arrivato da Agripet Garden, che è questo, l'avanzo. Ho ricavato tipo 4 sacchi così e avanzeranno più tutti. Primo sacco. È uscito abbastanza, diciamo. Forse è troppo. Te l'ho detto. Primo strato di terriccio messo. Questa è una pianta di cui so il nome adesso. Si chiama Amaedorea elegans. Andiamo a metterle qui. Voglio fare una sorta di boschetto in cui si può andare a nascondere sul tronco. Adesso andiamo a mettere questa bromelia. La bromelia l'ho messa lì, poi credo che si indirizzerà lei da sola verso la luce. Farà un minimo di radici, ma non ne fanno tante le bromelie, quelle piccoline come quella lì. E adesso andiamo a mettere, secondo me dovrei mettere il protagonista della teca. Devo metterlo prima, però, ovviamente. Che è il nostro Big Pothos. Eccolo qui. Ok ragazzi, cioè allora non ho parole, è una figata. La bromelia ho deciso di metterla qui perché qui stava malissimo, non mi piaceva, occupava troppo spazio. Le due palmette, diciamo, che sono qui, vanno bene. Qui volevo mettere quella Ficus paluma, lui non mi ricordo il nome, ma è morta, quindi Agripet Garden ha detto che me ne manderà un'altra quando faccio il prossimo ordine, quindi me ne manda una nuova. Più avanti c'è la bromelia piccolina, qui vabbè, sta già riscaldando, è bello caldo. Il potus qua l'ho legato per farlo arrampicare qui, e anche qui l'ho legato e si sta arrampicando qui. E niente, anche qui ho cercato di fargli fare le radici, cioè sto cercando di fargli fare le radici nella terra, lì l'ho legato per fargli fare le radici nell'acqua e qui farà le radici nell'acqua, come era già prima. Il muschio l'ho messo perché mi avanzava e mi piaceva molto. Poi adesso metto i collemboli dal mio allevamento e inizio a mettere. Adesso prima metto l'acqua perché voglio vedere un attimo com'è. E poi metto i collemboli. Quindi iniziamo. Acqua messa, inserisco le piante acquatiche. Ok, ragazzi, ci siamo.
Allora, qui ci siamo. Le piante acquatiche sono inserite. Il pothos qui aveva già fatto le radici in acqua, vedete, prima. Cioè, prima quando ce l'avevo dentro. Poi adesso si sono seccate, ma si sono rigonfiate, non so che, come, ma si sono rigonfiate. Erano sgonfie, ma adesso sono rigonfiate. E quindi adesso aspettiamo che faccia le radici. Allora, lascerò il terrario a riposare per circa uno o due giorni. Allora, io consiglio di far riposare i terrari bioattivi per almeno, secondo me, un mese. Però io personalmente, che ho la morilla là dentro, non posso lasciarla là dentro. Quindi adesso devo metterla subito, ma credo che aspetterò 1-2 giorni per far uscire un attimo l'odore e per far, diciamo, ambientare le piante. Terrò il tutto, diciamo, sigillato, così da creare un casino di condensa e far sistemare le piante. Ora attivo la fontanella, perché, cioè, in realtà la fontanella non è un elemento essenziale, però la vedete? No, non si vede, è qui. Vabbè. E non è un elemento essenziale, però è un elemento di bellezza. Ok ragazzi, quindi a terrario finito, ho deciso di mettere dentro già il serpente, perché? Allora, innanzitutto è qua dentro, no, spero lo vediate, ma comunque, innanzitutto è qua dentro, fa schifo quel box, non voglio lasciarlo là dentro perché mi dispiace troppo, un serpente è troppo grande e comunque è troppo brutto lasciarlo là dentro, vorrei metterlo già nel suo habitat naturale e niente, direi di procedere nell'inserire il serpente all'interno. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Ragazzi, grazie di essere arrivati fino a questo punto del video. È stato un video molto molto bello da registrare, soprattutto molto bello da fare. Questo terrario è venuto molto bene. Comunque spero vi sia interessato, diciamo, tutta la spiegazione che ho fatto su i valori e comunque sull'allestimento e tutte le cose, perché diciamo che ci tengo abbastanza, perché in realtà, come ho detto prima, non c'è molta gente che porta contenuti sulle Morelia Viridis, quindi spero che questo contenuto vi sia andato bene. E non fermatevi ovviamente qui per allestire il terrario, andate su internet perché trovate, diciamo,
abbastanza schede in italiano, ma anche molte schede in inglese. Quindi grazie di essere arrivati fino a questo punto del video. Come in ogni video, vi ricordo di iscrivervi su Instagram, al nostro canale Exotica Ita, al nostro account, sì, Instagram Exotica Ita, seguirci su Twitch, su Discord, iscrivervi al canale Discord, iscrivervi al canale Telegram, nel quale possiamo magari discutere di alcune questioni, magari di allevamento, soprattutto i link qua sotto nella descrizione. E grazie di aver visto questo video. Noi ci vediamo in un prossimo video, live, eccetera. E diciamo che abbiamo finito. Grazie, ciao.